Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video unboxing. E questo sarà un video unboxing veloce perché non è qualcosa come tastiere, mouse, cuffie, cose del genere, dove praticamente dobbiamo spiegare cosa fa questo, cosa fa quello, cosa fa l'altro, tutte queste minchiate che voi non ve ne frega un cazzo, perché io non so. Praticamente sparo cazzate facendo finta di sapere le cose, poi magari faccio pure cose giuste, non lo so. Comunque, il pacco in questione, vi faccio vedere le dimensioni. Queste sono le dimensioni del pacco. Questo è il pacco. Voi non sapete cosa c'è, anzi, voi lo sapete, io pure lo so, perché vabbè, lo aspettavo da anni e secoli. E comunque voi sapete perché c'è, cosa c'è, ecco cosa c'è dentro quella scatola, perché l'avete letto dal titolo. Sì, e avrete letto dal titolo, a meno che voi non apriate il video senza che leggere i titoli, dice: oh, questa cosa non la sapevo. Quindi, bando queste cazzate, andiamo ad aprire il nostro pacco. Ed eccoci qui ragazzi a unboxare il nostro prodotto, il nostro fantastico prodotto, perché questo sarà una cosa fica. Comunque, subito andiamo ad aprire il pacco. L'ho già aperto, come vedete, non era un imballaggio un po' strano, aveva soltanto lo scotch qui, per fortuna. Quindi lo apro ancora e subito si vede subito cosa c'è dentro. È lui, è una cornice, non è una cornice, abbiamo Assassin's Creed Unity. Comunque è lui, è Assassin's Creed Unity. Allora, questo lo mettiamo da parte perché comunque non c'è niente da dire, è Unity, e quindi boh, tanta roba. Ma la parte interessante, che vedete lì, è enorme. Iniziamo ad aprire questo perché ho visto che c'era il coso. No, questo lo devo far vedere. Ma che roba figa è! La Guillotine Edition. Si legge bene. Quindi andiamo ad aprire, porca troia. Ma questo si apre. Ho come la sensazione che non si apre. Quindi questo lo mettiamo da parte. E quindi andiamo a prendere il resto, che fa rumore sano. Ma io so già cos'è che fa sto rumore. Piano piano. E come pensavo, la statua. Oh, la fregna. Ah, cazzo, non c'è luce. E una nuvola è passata proprio. Merda. Così la vedete? Così si vede. Perfetto. Comunque è la statua. La bellissima statua di Assassin's Creed, che metterò in camera mia. Non cadere, non ti sfracellare. Bene, ti mettiamo da parte perché anche quello lo guardiamo dopo. Ok, abbiamo poi qua dentro c'è uno scaffale. Minchia, sta scatola è troppo figa. Questo scaffale, che okay. Oh, ma che figata è sta roba. Oh, guardate quanta roba. La scatola metallica di Assassin's Creed. Così. Niente di più figo. Abbiamo poi un set di carte che vorrei andare ad aprire prima che mi si scarichi la batteria della Canon. Ok, perfetto. Via, plastica. Andiamo ad aprire. Questi sono i tarocchi, se non erro. Ah, ho dimenticato due carte. Qualcuno in più. Ok, ci sono le istruzioni di come si usano le carte. E le varie carte. Che sono tanta roba. Poi abbiamo qua dentro, in uno scaffaletto qua, se è quello che immagino, dovrebbe esserci un carillon, se si apre.
Ok, non l'ho distrutto. Vedo che è anche ben imballato, quindi è per forza il nostro carry-on. Sì, appunto. Ed eccolo qui. Ed è gata. Magari è preso. Ok. Questo è un carry-on ed è troppo troppo figo. Ok, così si vede meglio, wow. Posiamo qua il carry-on. Qua ci abbiamo le colonne sonore di Assassin's Creed, che sono track di Assassin's Creed Unity. Niente, cioè, vabbè, non serve che vi faccio l'unboxing perché è un semplice disco. Qua abbiamo una lettera che ci hanno mandato la guilda degli assassini e adesso la andiamo pure ad aprire. Merda. Non so se si apriva così. Oh, la mappa di Parigi del 1789. Bella, bella, bella. Tanta, tanta roba. Ok, Mister Arno, Dorian. Non riesco a capire. Ho solo capito Arno perché è il suo nome. Qua dovremmo avere tre letterature, come diamine si chiamano. Due, non tre, o due, o tre. Due. Queste qui, che sono bellissime. Queste letterature le ho sempre amate di Assassin's Creed. Veramente mi sono piaciute un sacco. Dalla prima edizione speciale che ho preso, che è quella di Connor, a questa. Perché io ho iniziato a prendere le edizioni speciali da Connor in poi. Poi qua abbiamo un artbook che è veramente. È fantastico, sembra quasi di aprire la Bibbia. È qualcosa di assurdo. Arno Dorian, Dorian B. E comunque questo è un po' il nostro. Porca troia. Il nostro artbook pieno di pagine, c'è tantissime pagine tipo. Vabbè, non vi voglio spoilerare troppo se avete l'edizione speciale. Qua abbiamo le istruzioni per come montare la statua. Perché sì, la statua dicono te la monti da solo. E qua sotto nient'altro. Adesso io so che c'è un quadro. Ragazzi! Guardate bene la scatola. Vedete il cortino che c'è qui? Questo cortino? È uno scomparto segreto. E c'è il quadro. C'è il quadro. C'è il quadro che non esce. Moccato. Questo. È una tela, è una tela, non un quadro, una tela. Maronneo. Guarda che rischio un infarto, oppure vengo. Per queste cose. Ma che bello è. Ma che bello è! Questo che ho pendo in camera mia tutto il giorno. Tutto il giorno solo a far questo. Madonna. Rimettiamolo a posto. Quindi, questa era l'edizione speciale, la Guillotine Edition. Ah, per chi si è preso la Guillotine Edition, che è presente soltanto nel sito Ubisoft, perché lo dovevate comprare su Ubisoft. E quindi boh, io spero che voi ve la siete comprata perché è veramente qualcosa di epico. Magari questo, vabbè, facciamo così. Le carte. Comprate la Guillotine Edition se ce ne sono ancora. Questo non so se serve a qualcosa o boh, ma lo scoprirò. Non credo, dovrei aver aperto tutto quello che c'era dentro. Comunque, questa è più o meno la roba che c'è in questa edizione, che costa più delle altre, costa 150 euro, l'ira di Dio. E però io secondo me ne vale la pena per i veri fan di Assassin's Creed, perché guardate quanta cazzo di roba. Quindi ragazzi, io vado subito a provare il gioco, metto a posto tutta questa roba divina
e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Pensavate che mi fossi dimenticato di farvi vedere la statua? Ebbene no! Quindi con la musica di della PlayStation 4 di sottofondo vi lascio l'ultima immagine della statua di Arno di Assassin's Creed Unity. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel pollice in su e ragazzi, comprate Assassin's Creed perché è veramente un gioco fantastico. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!